Sono tornato nel lodge a scaldarmi, è il momento di fare un bel tour. Fuori c'è l'oscurità più totale, comunque entrando si entra direttamente all'interno del salotto e là c'è la cucina con sala da pranzo. Qui c'è la televisione, il camino con la legna e i fiammiferi nel caso volessimo metterci qui ad accenderlo. Qua ci sono due bellissimi quadri raffiguranti degli indiani, arredamento tutto molto curato, guardate anche il tavolo che bello, l'ho invaso con la mia roba. Poi qui c'è la cucina, fornelli con il bollitore per fare il tè, qui c'è un po' di roba, abbiamo anche la macchinetta del caffè, set di coltelli nel caso qualcuno volesse commettere un omicidio e questo bellissimo telefono che è l'equivalente americano dei nostri telefoni della SIP. Ovviamente il frigorifero è gigantesco e c'è della roba dentro, French vaniglia. Oddio! Questo qua invece è il bagno, guardate che bella la tendina della doccia. C'è anche un ragnetto nella doccia. La lavatrice e l'asciugatrice hanno delle dimensioni tipo il doppio rispetto alla norma. E poi vabbè c'è il water senza bidet. Il termostato va da basso, alto e comfort zone. È proprio bello questo lodge, mi dispiace che rimaniamo soltanto per una notte. Guardate quanta roba che c'è sopra il camino. Abbiamo anche due vecchissime macchine fotografiche. Comunque andiamo a vedere le stanze. Come potete notare dal casino, questa qua è la mia. C'è anche una mega cabina armadio e quello che sembrerebbe essere tipo... Pensavo fosse un didgeridoo, in realtà è un'altra cosa strana. Alziamo un pochino la temperatura che fa freddo. Comunque di qua c'è l'ultima stanza, che è quella dove dorme Luca. Fatemi cercare l'interruttore. Che è anch'essa davvero molto carina, soprattutto i cuscini. Mamma mia quanto sono belli. Ah, qua ci sono tutte le bestie che possono entrarti in stanza se non chiudi la porta. Adesso non si vede perché è buio, però lì c'è una hot tub all'aperto. Però deve essere veramente hot per questo clima, perché ragazzi fuori ci saranno tipo, meno 5 gradi. I bocchettoni del riscaldamento sono per terra. Quelle sono delle corna davvero gigantesche. E quindi questo qua è il nostro lodge. Io e Luca stanotte dormiremo qui. Sono veramente molto felice. Mi dispiace soltanto per il fatto che domani dovrò tornare a casa e avremo un viaggio davvero interminabile per tornare in Italia. Comunque mi sa che sono arrivati gli altri. Oddio, la cerchi beef. Zio, basta cibo, ti prego, non ce la faccio più. Abbiamo il camino. È forte? Buono. È il 96% fat free. Ah sì.